Benvenuti amici e benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come gestire una biga in frigo quando fuori le temperature sono troppo alte. Sigla! Iniziamo la nostra ricetta. Per prima cosa prenderemo 500 g di farina con un W alto. In questo caso io ho utilizzato Nuvola Super in pizzeria, ma se non avete Nuvola Super, che non si trova nei supermercati, potete utilizzare la Manitoba Oro di Caputo. Ora andiamo a pesare l'acqua, sì, a pesarla sulla bilancia, come faccio anche negli altri video che trovate sul mio canale. È un modo per essere più precisi e per non commettere errori di peso. Ora andiamo proprio fisicamente, manualmente, ad impastare il nostro prefermento. L'acqua in questo caso l'ho presa fredda a 4 gradi e ho sciolto all'interno il lievito di birra, un lievito fresco. Se fosse stato secco avrei fatto in egual modo, mettendo sempre il lievito nell'acqua. Ovviamente sotto i 10 grammi la proporzione che faccio è sempre 1 a 1. Man mano che i grammi aumentano cambio la proporzione fino ad arrivare a un rapporto di 3 a 1. 3 grammi di fresco equivalgono a 1 di secco. Una volta sciolto il lievito, mettiamo a pioggia la farina, anche tutta insieme va bene, perché facendolo man mano potremmo avere difficoltà, invece tutta insieme riusciamo a gestire meglio la consistenza del nostro prefermento, che poi diventa la parte più importante di tutto l'impasto, e bisogna prepararla in modo scrupoloso. In questo video, forse il video più dettagliato del canale, ho messo una camera in primo piano sulle mie mani per farvi vedere come impasto il prefermento biga, che in questo caso è al 60% di idratazione. Un po' di acqua in più perché andrà in frigo per le prossime 20-22 ore, quindi abbiamo bisogno di un po' di acqua in più rispetto alla canonica 50% che ho portato su YouTube. Appena tutta la farina viene assorbita dall'acqua possiamo già fermarci, perché non dobbiamo impastare, ma dobbiamo soltanto andare a formare questo impasto, questo preimpasto grezzo ed omogeneo, ma deve essere grezzo. Se si è legato un po' lo spezzettiamo con le mani e lo mettiamo in un contenitore che in questo caso deve essere basso e largo e non stretto ed alto, perché abbiamo bisogno di far arrivare una temperatura più fredda al cuore del nostro prefermento biga. Una volta completato questo passaggio andiamo ad impellicolare il nostro contenitore. È meglio se avete un coperchio e lo lasciate un pochino aperto e non sprecate tutta questa pellicola, ma come sapete sono a Berlino, non avevo un coperchio utilizzato, sono stato un po' obbligato ad utilizzare la pellicola, ma non lo preferisco per non sprecare la plastica. Ora lo lasceremo 30 minuti a temperatura ambiente, che in questo caso mio preciso è molto alta, siamo più di 23 gradi, 24, quindi questo processo va bene da 23-24 in poi. Andiamo a mettere il prefermento in frigo a 4 gradi. Ecco qui, dopo più o meno 30 minuti a temperatura ambiente, vedete che già qualcosa comincia a muoversi, possiamo andare a mettere il nostro prefermento in frigo a 4 gradi per almeno altre 20 ore, almeno. Facciamo un attimo un riassunto di quello che stiamo facendo. Quindi prefermento biga in frigo 24 ore, sono 500 grammi, l'impasto totale sarà 1 chilo, quindi il 50% è prefermento, l'altro 50%, cioè l'altra metà, utilizzerò una farina con un W più basso, in questo caso utilizzo una Caputo Blu, ma voi che fate la pizza in casa potete utilizzare Manitoba Caputo
per il prefermento e nuvola per la chiusura, che sono farine che trovate in tutti i supermercati. Oppure qualsiasi farina che abbia un W elevato, quindi proteine più elevate, una percentuale di proteine più elevate, quindi una farina più forte per il prefermento e una farina più debole, più delicata per la chiusura. Eccolo il nostro prefermento Biga dopo 24 ore all'incirca, di cui 30 minuti ambiente e il resto in frigo. Andiamo a vedere la vera ricetta, quindi prefermento che è composto da 500 g di farina e 300 ml di acqua. Aggiungiamo 350 ml per arrivare al 65% di idratazione totale, il rinfresco che è 500 g di Caputo Blu e 25-30 g di sale a chilo. Ed ecco amici, siamo pronti per impastare. Prendiamo un contenitore e andiamo a mettergli all'interno il nostro prefermento. Io lo spezzetto un po' perché sto impastando completamente a mano e quindi questo mi aiuterà in fase di creazione dell'impasto, no? Dove deve essere omogeneo, liscio e ben amalgamato. Aggiungiamo tutta la farina di rinfresco e cominciamo a versare metà dell'acqua ed impastiamo. Ho velocizzato questo processo, ma ho cercato di tagliare veramente poco per farvi vedere tutto. Mi raccomando, lasciate sempre un commento che io rispondo a tutti, vi leggo. Addirittura questo video nasce proprio da alcuni commenti che voi mi avete fatto e da alcuni messaggi che mi avete mandato su Instagram. Vi rispondo a tutti e leggo a tutti. Allora, come vedete, comincio ad impastare, impasto e cerco di raccogliere tutta la farina presente nella scodella senza lasciarne nessuna da parte, così da rispettare completamente il peso della mia ricetta finale. Avviciniamoci un po' di più con la camera per farvi vedere proprio la fase di lavorazione, dove completo mettendo il restante dell'acqua e tra pochissimo aggiungerò anche tutto il sale. Ogni tanto cambio movimento, vedete come in questo caso che vado a strizzarlo, è proprio per far incorporare bene il sale all'interno dell'impasto. Io la chiamo un po' la seconda velocità con le mani. Ecco qui, vedete, non ho mai interrotto la telecamera proprio per farvi vedere il meglio possibile tutti i passaggi. Ora bisogna soltanto lavorarla tanto fin quando non diventerà, come in questo caso, guardate, liscia, ed omogenea. Ci vuole un po' di forza e soprattutto un po' di tempo. Se avete problemi che non riesce a diventare liscio, fate delle pause di 10 minuti, massimo 2 pause. Ora l'impasto va coperto, un po' oleato per dargli viscosità, e va coperto e lasciato così per almeno 30 minuti. A tra poco. Dopo più o meno 30 minuti a temperatura ambiente, la temperatura che vi ho mostrato prima, più alta di 23 gradi, procediamo alla fase di staglio. Come vedete l'impasto è bello asciutto perché è un 65%, non è moltissimo idratato. Voglio farvi vedere la fase di staglio, cioè dove si preparano i panetti per la nostra pizza, che peseranno intorno ai 280-290 grammi. Io li faccio sempre a mano perché ormai da 3 generazioni, anche con mio nonno, abbiamo sempre fatto in questo modo, facendo un serpentone, diciamo, con l'impasto e poi spezzandolo. Ma voi potete tranquillamente porzionarlo e poi pesarlo e poi arrotondarlo. Dopo soltanto 4 ore a temperatura ambiente, ecco, i nostri panetti hanno raddoppiato il proprio volume e siamo finalmente pronti per preparare la nostra pizza con biga al 50%, con biga fredda. Andiamo alla parte più bella, andiamo a preparare la pizza. Io purtroppo, stando a Berlino, questa volta la infornerò nel mio forno della pizzeria. Ma voi potete guardare gli altri video dove prendo l'impasto che preparo e lo inforno nel forno di casa. Vi lascio il link qui in alto dove potete guardare il video della parte della cottura fatta in un forno a 250 gradi. Oppure anche nell'F1, quindi nei miei video ci sono vari tipi di cotture. In questo caso io la preparo qui in pizzeria, che ci tenevo a fare questo video, quindi stesura rigorosamente a mano, c'è anche un video completo sulla stesura, pomodoro San Marzano della Ciao schiacciato a mano, poi utilizzo fior di latte Latteria Sorrentina con solo latte campano, ecco qui. Dopo più o meno 100-120 secondi la nostra pizza è pronta, come vedete cornicione pronunciato, è una pizza da un bel colore perché è un 50% prefermento, 50% farina in aggiunta, strutturato
molto ben strutturato nel cornicione, fragrante e croccante, ed è davvero una pizza saporita. Io vi lascio, vivere di pizza è meraviglioso. Grazie, mi raccomando, iscrivetevi al canale.